Chissà quanta paura avrà caratterizzato la corsa di ritorno di Maria e Giuseppe verso Gerusalemme. Sicuramente nel loro cuore risuonava il terrore di aver perso Gesù. Ma poi la paura si trasforma in stupore. Lo stupore nel vedere il loro Gesù incuriosito e tenace seduto tra i maestri. È il momento in cui comprendono che il figlio che avevano accolto doveva occuparsi di qualcosa di più grande e il loro amore di genitori non poteva ingabbiarlo. Anche Maria e Giuseppe si stupiscono nel vederlo seduto tra i maestri, nel vederlo ascoltare teorie troppo lontane da lui. Ma forse lo stupore nasce anche nell'ascoltare il suo coraggio, nell'intravedere sulle sue labbra il desiderio di Dio di aiutare i piccoli e i grandi a non accontentarsi. Ancora oggi Gesù continua a sedersi nella nostra vita per chiederci di rompere con gli schemi per rinnovare la nostra storia. Ancora oggi Gesù ci ascolta per provare ad illuminare le pagine nascoste della nostra esistenza. Ancora oggi Gesù interroga i nostri sguardi chiedendoci autenticità. A ciascuno di noi il coraggio di fare posto a questo Gesù che ci rimette in piedi stando seduto accanto a noi.